non capisco perché non mi è stato risposto, perché mi sembrava che dovesse, che fosse attinente alla questione più generale, cioè a dire la riorganizzazione delle aree di governo dei servizi, nella fattispecie del ciclo integrato dei rifiuti e quello del governo del servizio idrico integrato. Io penso che questo sia un passaggio, un punto fondamentale, e su questo è bene essere chiari, i comunisti sono pronti a fare una battaglia anche con le altre forze che lo rilevino come un'emergenza, anche perché, vedete, si arriva al paradosso, per non dire al ridicolo, di questo governo, che ha fatto un decreto legge, l'ha fatto passare con un voto di fiducia, e poi, questo il titolo è conversione in legge decreto 25 gennaio 2010 recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni, e con questo si intende che si voleva intervenire per il risparmio della gestione di questi enti, dei costi. E poi uno dei punti fondamentali che erano anche il programma di molti partiti, anche mi pare di forze di governo, che era la cancellazione delle province, che ci costa circa, mi pare, oltre 150.000 miliardi, quelle non si sono toccate. Anzi, gli stessi che sono contro la soppressione delle province, cioè la Lega, sono quelli che hanno fatto l'emendamento che ha portato alla cancellazione degli ATO. Ecco, io penso che questa sia una questione però che non debba stare fuori da dalla discussione di stasera, perché io penso che questo possa arrivare a stravolgere quello che oggi va a esaminare e a votare questo Consiglio. Quindi io penserei che ci debba essere una precisazione da parte della Giunta e della maggioranza. Se poi non è in grado di farlo, magari attraverso la direzione dell'azienda, e questo è un problema, e questo mi pare a me che sia un problema, che l'amministrazione non sia in grado di dare una risposta su una cosa di questo tipo, e che si deleghi tutta all'azienda, e quindi qui venga il secondo punto, vengo alla seconda questione, perché qui si rischia sempre di più che pezzi fondamentali di governo del territorio vengano affidati alle aziende. Sono aziende nostre, cioè va bene, sono aziende nostre, è una risorsa, va bene, è una risorsa, però anche qui bisognerà vedere cosa succederà con le gare d'appalto, bisogna vedere con tutti cosa accadrà in futuro. Qui si sta parlando di un regolamento che riguarda il territorio comunale, tutti i territori degli 11 comuni, uguale in tutti gli 11 comuni. Come mai il circondario non è stato investito? Si sono riuniti gli assessori e i sindaci e hanno deliberato di affidare all'azienda uno studio di questo tipo. E questo mi pare, da un punto di vista di governo, sia un problema. E sia un problema anche da un punto di vista politico. Detto questo, noi rivendichiamo, ma lo dico con fermezza e con chiarezza, rivendichiamo le politiche di riduzione dei rifiuti e le politiche di istituzione di un diverso sistema di raccolta e quindi porta a porta, ma lo rivendichiamo non a caso. Su questo noi non possiamo che essere favorevoli, poi si entra in merito. Lo rivendichiamo perché, per quanto riguarda la nostra area, non ce lo scordiamo, è partito da Montespertoli con iniziative anche, diciamo così, culturali e di convegnistica, partito dal gruppo consigliare dei comunisti. È stato gestito direttamente dall'assessore Matteo Fiorentini. Un sistema che è stato osteggiato per anni dai gruppi che ora compongono questa maggioranza. È stato osteggiato, perlomeno dagli allora DS. Scusate, Presidente, possa fischiare se non gli va bene, ma un po' di silenzio. È stato osteggiato, tant'è che negli anni passati, ma si può risalire fino a 5 anni fa, anche altri assessori comunisti, penso a quello di Fucecchio Cardellicchio, penso all'assessore Poli che era a Certaldo, hanno sempre cercato di far passare questo nuovo sistema di raccolta, questo nuovo sistema di gestione, è sempre stato risposto picche. Mi direte voi, Dio buono, si matura, si poverisce, cambiano le cose, ci si evolve, va bene, però c'è un problema. Io non capisco
come possa essere possibile che ci possa essere persone e gruppi dirigenti che vanno bene per tutte le stagioni, perché sono gli stessi. Il presidente Pupembiatri è lo stesso, di quello 5 anni fa ci diceva che era inattuabile, ci diceva che era inattuabile, così come il presidente del lato dei rifiuti, il dottor Gabellini. Io ci ho avuto una discussione non più tardi di 3 anni fa, di due ore, dove alla fine si arrivò a un luogo comune dei più triti. Parole testuali, sono pronto a dirle in giudizio davanti a lui, va bene? Disse: in Toscana non c'è la cultura della raccolta differenziata, non saremo mai in grado di farla. È sempre il suo posto anche lui. Ora lui è uno di quelli che attuerà il porta a porta. Io non vorrei che, come si dice dalle nostre parti, no, si provasse a levarci la sete del prosciutto, perché non più tardi di 2 anni fa, in un comune vicino a noi, Pontedera, dopo un'esperienza di porta a porta fallimentare e condotta male e governata ancora peggio, i cittadini erano per le strade tipo Cile 1973 con le pentole e comestoli, no, che chiedevano a ridateci i cassonetti. Quindi è qui il problema di chi è che programma e di come si affronta la gestione, perché qui il problema è fondamentale. E quando si vede che chi amministra, che la politica in qualche maniera, così sembra, non è che riesca a svolgere un ruolo di direzione diretta, scusate il gioco di parole, cioè a dire di impegno diretto e di programmazione e di governo, ma demanda tutto all'azienda, azienda nostra, va benissimo tutto, qui a me mi mette un po' in difficoltà. Io avrei preferito che su questo ci fosse stato un investimento intanto sulla macchina del comune, sugli uffici, ci fosse stato un maggior lavoro, una maggior capacità di poter approfondire e fare dei progetti. E poi c'è anche un'altra questione, circondario, niente, non si è coinvolto, pur essendo un progetto unitario. E pubblici servizi, io dianzi l'ho chiesto e nessuno mi ha risposto, che ruolo svolge? Pubblici servizi come mandato, come holding, c'ha quello di controllare che le aziende, così mi pare di aver capito dalla mission che c'è sul sito, si dice mission, vero? Non mission, mission. Da quella mi pare ci sia chiaro che deve tutelare le amministrazioni e i cittadini. Quindi io infatti avrei preferito ci fosse stato anche una relazione della holding su tutta questa vicenda. Io volevo anche entrare in altri aspetti, se mi rimane un po' di tempo, perché mi sembravano importanti di queste cose, perché intanto il sindaco ha fatto un ragionamento che io non disprezzo in via generale, ma che però mi dà ragione su quello che ho detto fino ad ora. Ha detto il sindaco: sviluppo, noi si parla di sviluppo industriale e di valorizzare la nostra azienda, cioè il sistema non è in house, cioè, o perlomeno va a finire questo modo di fare. Nel 2012 dovrà andare tutta a gara o sbaglio? Quindi qui non so cosa, qui non sono, sinceramente non mi sento nello spirito di dare giudizi tranchant su questo, però ci pongo un dubbio, cioè si rischia, a parer mio, di fare un grande castello e che poi ci crolli addosso, perché non siamo più titolari del servizio per tutte le vicende, si diceva, l'ATO, la messa a gara e tutto il resto. Molto probabilmente ci vorrebbe un pochino più di chiarezza su quello che si vuole andare a fare e di come si vuole impostare tutta la questione. Un'ultima, nello scorcio di tempo, lo voglio dire, c'era altri punti ma mi sono attardato in cose che ritenevo importanti, però qui ecco, ora volevo citare un passo importante che parla, vabbè, lo dico a memoria, quindi non lo dirò integrale, però qui fra i punti fondamentali si dice che bisogna pensare alla salute, non ci deve essere inquinamento dell'aria, non ci deve essere inquinamento dei suoli, non ci deve essere danni per la salute, per gli uomini, per gli animali, per le piante e per gli angeli quando passano. Io penso che questo sia fondamentale, e chiaramente le discariche erano un problema.
però quando io leggo privilegiando il